presentati i risultati di due interessanti ricerche, ma lascio parlare, diciamo, i protagonisti di queste ricerche per raccontarci di che cosa avete parlato al pubblico interessato che vi seguiva oggi. Sì, grazie mille. Allora, io sono Matteo Roccio, Associate Director di Kantar. Kantar è una società di consulenza che copre tantissimi ambiti, ovviamente lavora nel settore pharma e lavora tanto sulla sostenibilità. Oggi abbiamo raccontato quanto è importante la sostenibilità per il nostro settore e quanto può essere volano di crescita, soprattutto andando a capire quelli che sono gli elementi più importanti nella testa del consumatore e raccontando agli addetti ai lavori, alle aziende farmaceutiche e ai farmacisti come andare a costruire una dialettica con un consumatore che possa veramente restituire valore e garantire crescita a tutto il comparto. Quindi, parlato di questa prima parte iniziale, insomma, inquadrato l'argomento, a che conclusione siete giunti? Siamo giunti alla conclusione che il consumatore italiano, i cittadini italiani oggi sono pronti a intraprendere azioni sostenibili, comportamenti sostenibili, ma hanno un forte bisogno di una guida, di qualcuno che soprattutto nell'ambito della sostenibilità e della salute li aiuti a orientarsi all'interno di quella che è l'offerta della sostenibilità. E in questo quadro sicuramente il farmacista può essere questa guida, la farmacia può essere un presidio territoriale in cui fare education e in cui orientare il cittadino alla sostenibilità. E infine, per concludere, le azioni pratiche che può mettere in campo il farmacista. In questa edizione di Cosmofarma lo sentiamo chiamato in causa in un sacco di fronti. Per quanto riguarda la sostenibilità, che cosa può fare? Allora, per quanto riguarda la sostenibilità, il farmacista può essere sicuramente una guida per il consumatore, aiutare il consumatore a comprendere che cosa sta effettivamente acquistando, i prodotti appunto da consigliare devono essere trasparenti al 100%, sostenibili sia per il consumatore, quindi ingredienti naturali, che fanno stare bene il consumatore, sia per l'ambiente, quindi tutta una questione di produzione, filiera e packaging che deve essere sostenibile al contempo. È una sfida realizzabile a vostro avviso? Ci vuole molto impegno, bisogna cambiare, partire sicuramente dalla mission del brand che deve modificarsi e quindi intraprendere una strada verso la sostenibilità. Allo stesso tempo deve cambiare anche il modello di business della società che decide di diventare sostenibile. È una sfida molto dura, c'è bisogno perché come sappiamo non abbiamo un pianeta B. E quindi con il tempo, con la pratica e con la volontà si può riuscire a raggiungere. Grazie a tutti e tre.